saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marciare. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militare. Ehi, ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone se accendi una candela. In realtà, questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile. E quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Ma quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare e non per obbedire agli ordini di un pazzo, ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire con fatica e combattere per salvare vite o per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremo? Una volta Iron Mike, lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Vedete? È solo il primo passo. Avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Beh, non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora è pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Dovunque ci venga voglia.